La soluzione proposta dal movimento Zeitgeist mira a rimuovere qualsiasi forma di prevaricazione e conflitto, dal sopruso alla guerra, garantendo nel contempo le necessità primarie alla popolazione mondiale, riconoscendole come diritti fondamentali ed universali, senza i quali non è possibile una vita dignitosa sul pianeta, come ad esempio un'abitazione per tutti, cibo e acqua puliti, un'istruzione gratuita e qualitativa. Questo movimento si occupa della percezione che le persone hanno della realtà e vuole stimolare una fluida e progressiva evoluzione sociale, combinando il lato individuale, sociale, tecnologico e spirituale. Il movimento Zeitgeist, attraverso processi di trasformazione sociale e di transizione, propone di passare dall'attuale società, basata su profitto, competizione e sfruttamento di risorse terrestri e potenziale umano, verso una società incentrata sulla collaborazione fra tutti gli esseri umani e sulla condivisione delle risorse, energetiche, materiali e culturali, gestendole in maniera intelligente, parsimoniosa e lungimirante secondo il modello di economia basata sulle risorse, detto anche RBEM. La scienza ci ha dimostrato che a livello energetico, culturale e produttivo, l'attuazione di questo modello è possibile senza rifarsi ad alcuna ideologia. Immaginate che la popolazione mondiale collabori interconnessa grazie alla rete a progetti come Khan Academy, un'università gratuita online, basata su oltre 161 milioni di video lezioni gratuite. Couchsurfing, una comunità di condivisione delle proprie case per soggiorni e vacanze a costo zero. Just for the love of it, un servizio di scambio lavori senza il denaro. Open Source Ecology, una collezione di macchinari necessari al funzionamento di una civiltà tecnologica. Wikihouse, un sito che raccoglie progetti CNC di abitazioni e relative istruzioni di montaggio. Tutti questi progetti sono solo una parte e sono tutti gratis. È importante diffondere queste informazioni a tutti, in rete e per strada. L'obiettivo è riconsiderare le basi della nostra società attraverso la conoscenza acquisita ai nostri giorni a tutti i livelli, non solo creando consapevolezza delle possibilità sociali e tecnologiche di cui disponiamo, ma anche allo scopo di fornire alla società dei mezzi necessari per sorpassare quegli elementi che perpetuano queste strutture obsolete. Allo stato attuale, la tecnologia, che potrebbe liberare gli uomini da molti lavori insignificanti, è intralciata dal sistema monetario basato sulla manodopera. Questo è inaccettabile. Ora abbiamo la conoscenza, i mezzi e l'intraprendenza per concepire una struttura sociale completamente nuova. È tempo che ognuno di noi si renda responsabile per se stesso e per gli altri.